Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Io ho preparato alcuni appunti anche prendendo a riferimento le questioni di su cui si erano richiesti alcuni approfondimenti. Due parole, comincio dalla fine sul tema dei piani di zona. È un problema che investe la città oramai a circa più di 10 anni dalle prime attuazioni e che evidentemente vede delle fasi di criticità e di fragilità che dovrebbero interessare non soltanto un intervento a parte della città, ma un intervento che ci permetta di arrivare a capire un quadro organico della situazione e che quindi forse ci permetta, ci aiuti a fermare quelli che sono oggi situazioni di sgombero, di diciamo, estromissione di persone da case, da persone che abitano dentro case che hanno pagato quasi interamente e che oggi si trovano di fronte a richieste di chi le ha realizzate, che non possono affrontare, di superamento dei prezzi massimi di cessione, di chiare situazioni di illegalità nelle quali noi stiamo cercando di entrare. Ovviamente la situazione è talmente complessa per cui sarebbe interessante riuscire ad avere una sorta di moratoria e di momento di interruzione di una fase molto delicata per permetterci quantomeno di riallineare quelle che sono le persone che sono, diciamo, nei termini della legge, delle persone che non stanno seguendo i termini della legge, per le quali c'è bisogno ovviamente di un intervento che non può essere semplicemente dell'amministrazione, significa cause, avvocati, delibere, tutto quanto, soprattutto sulle spalle di cittadini che hanno, ripeto, pagato le case in cui abitano e che oggi si vedono estromessi da quelle stesse case. Una situazione gravissima che ovviamente ereditiamo e ripeto, ci sono anche situazioni in cui è difficile ricostruire la storia stessa perché i fascicoli sono incompleti, le situazioni non sono mai state verificate e controllate fino ad oggi. E per quanto riguarda invece le questioni più specifiche, che erano state poste, parto dalle prime, cioè il tema del recupero delle aree produttive dismesse che spesso si trovano in aree periferiche di Roma. Da quando abbiamo iniziato il mandato, uno degli intenti principali è stato quello di, per prima cosa, di rifotografare la situazione del piano regolatore che arriva, come ben sapete, a circa 10 anni dalla sua approvazione, quindi capire quali sono state le parti che effettivamente si sono attuate, quali sono le parti nelle quali le attuazioni sono iniziate e quali sono le parti chiaramente in deroga. Veniamo da un periodo di piano casa che abbiamo subito come comune, i cui effetti, aggiungerei, nefasti, vedremo tra 5 o 6 anni, nel momento in cui si è data la possibilità di attuare il piano casa anche in aree in cui c'erano strumenti attuativi ancorché semplicemente approvati, significa trasformare intere aree per le quali erano previsti progetti complessi, programmi integrati, invece per intervento diretto. Questo significa per la città e per i prossimi 5-6 anni, perché gran parte di queste proposte sono arrivate nell'ultima settimana, guarda caso, prima della fine del periodo di presentazione del piano casa, per cui prima che cominciamo a capire esattamente, e tutte quante hanno, diciamo, come dicono molte delle persone che incontro in questi giorni, abbiamo agito come buoni padri di famiglia, avevamo questa possibilità, non potevamo non sfruttarla, è stata sfruttata a pieno, spesso sovradimensionando gli interventi e quindi la fatica dell'amministrazione è doppia perché bisogna andare a ricostruire dentro ognuno di questi interventi quali siano effettive legittimità che giustificano tali interventi. Per quanto riguarda l'amministrazione, noi abbiamo voluto rassicurare gli operatori invece che è nostra intenzione è dare seguito a tutti quegli strumenti che il piano regolatore ci dà, penso ai PRINT, ai PRU. Ci troviamo in una situazione del PRINT Pietralata perché per la prima volta circa 12 anni sono diciamo, i proponenti a dover inseguire l'amministrazione piuttosto che il contrario, questo per stessa ammissione dei proponenti e quindi ce ne facciamo per una volta un vanto, cioè sono loro in ritardo rispetto alle richieste, perché è intenzione dare un segnale chiaro che il rapporto tra la realizzazione della città e i servizi non può che avvenire in un regime, diciamo, di partecipazione tra pubblico e privato che individui le giuste sinergie e, diciamo, definisca con chiarezza l'interesse pubblico degli interventi. È chiaro che il comune, l'amministrazione municipale, la subamministrazione comunale fa la sua parte. Se fossero possibili delle operazioni di sinergia con degli incentivi, ad esempio con incentivi fiscali o incentivi finanziari, anche che ci permettessero di definire che demolire e ricostruire in aree
particolarmente degradare è economicamente più vantaggioso piuttosto che consumare il nuovo suolo, gli investitori sarebbero ben più contenti di demolire e ricostruire all'interno di aree abbandonate piuttosto che chiederci di realizzare realizzare nuove edificazioni. Quindi sicuramente su questo pronti a un dialogo su incentivi fiscali e di governo, noi quello che possiamo fare è dare un segnale forte che demolire e ricostruire, quindi consolidare parti di città già infrastrutturate, sia una delle operazioni fondamentali su cui lavorare. Stesso dicasi sul tema del patrimonio edilizio pubblico e privato di Roma, sulla qualità edilizia generale, sui standard costruttivi e sulla relativa vetustà dei predetti immobili. È evidente che in Italia, rispetto ad altre nazioni, diciamo, europee, quali la Francia, dove si assiste a interventi anche centrali su quello che è lo stock edilizio, dal momento che i piani, diciamo, di edilizia pubblica hanno un'età media tra i 40 e i 50 anni, se non andiamo indietro all'INACASA, quindi è evidente che ci troviamo nei prossimi 10-20 anni davanti a un problema molto molto grave. Il cemento, ricordo, ha una vita media di 100 anni, quindi tra anche meno, se è fatto bene, diciamo, di 100 anni, quindi questo se è fatto bene implica che oggi ci troviamo anche, in fondo la storia italiana non è una storia di prefabbricazione pesante, quindi di fronte a quartieri che hanno subito processi di invecchiamento molto accelerati e di fronte ai quali il comune non può agire da solo, non ha evidentemente le risorse, deve per forza ricorrere a piani che investano una politica di livello nazionale. Quindi pronti anche su questo a ricevere, diciamo, a strutturare tavoli di lavoro, perché è un problema che prima o poi investirà. Penso agli abitanti di Corviale, un po' di tempo fa un abitante ha detto: ma il problema più grande è che quando mi metto a letto devo mettermi il cappello perché entra il vento dalle giunture dei pannelli che chiudono la facciata esterna. Ecco, si può sorridere, ma capisco che sia un problema perché ci deve abitare quotidianamente. È chiaro che, come stavamo dicendo prima, ricordava anche la sindaca, su interventi di particolare fragilità a quali Bastoggi stiamo lavorando, anche con il contributo, e questo è importante nella situazione storica in cui ci troviamo, di fondazioni no profit, come la Fondazione Green Cities, che finanzia volentieri alcune iniziative per la, diciamo, per la valorizzazione sociale di alcuni luoghi, ma è evidente che un pensiero su Bastoggi non possa prescindere da interventi anche strutturali molto importanti. Oggi possiamo tappare delle falle, ma in una possibile anche collaborazione pubblico-privato ha bisogno di interventi molto più strutturali. Le condizioni di Roma nell'edilizia condonata e il suo recupero, è evidente, ereditiamo anche qui una situazione di Roma che è cresciuta, diciamo, in maniera diciamo, spontanea in molte delle sue aree, il caso per esempio dei 60 nuclei di toponimi individuate, di cui molti perimetrati giustamente nei quali si possono attivare azioni, sono state attivate azioni di consolidamento, di densificazione, di realizzazione di servizi. In molte aree bisogna dire che forse non c'era bisogno di questa perimetrazione, quindi va rivalutata, in quanto si tratta proprio di insediamenti talmente dispersi che, diciamo, fornirli di infrastrutture primarie, quali fognature, elettricità, è talmente complesso che andarli anche ad ampliare non ci sembra forse il caso. Così stesso dicasi invece l'importanza dei piani, del dare seguito ai piani esecutivi delle zone O, e poi per quanto riguarda anche tutte le associazioni consortili di recupero urbano, cioè quella fascia periferica sulle cui basse densità, appunto, come ricordava prima la sindaca, si fonda gran parte della periferia romana, e che non hanno solo un problema di essere raggiunte dai servizi come l'urbanizzazione primaria, poi hanno un problema di trasporti, di bacini di utenza, cioè per poter portare un autobus o un mezzo di trasporto in quelle periferie, i costi fisici sono talmente elevati che generano una difficoltà, e di questo ci dobbiamo ovviamente fare carico. Sono situazioni che, ripeto, sono congenite alla città di Roma. Rileviamo che l'operazione sui toponimi, ben diversa a nostro modo di vedere da quella che fu l'operazione Petroselli di riqualificazione, diciamo, delle borgate, delle cosiddette aree di periferiche romane, di borgate e delle periferie romane, in alcuni casi, diciamo, dobbiamo capire, anche in accordo con la regione, perché i toponimi sono anche ovviamente oggetto di approvazione da parte della regione,
a quali dare seguito e a quali invece forse non è necessario che avvengano ulteriori densificazioni. Tra l'altro, in molti dei toponimi abbiamo registrato, diciamo, il fastidio del fatto che il condono edilizio non è già arrivato perché si pensava di poter attuare piano casa sul condono edilizio, cioè un condono sopra un condono, che forse non era proprio il caso. Mi sono potuto permettere di dire che non ero proprio, diciamo così, preoccupato per questa mancanza di, diciamo, di diritti. La possibilità quindi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio e la contestuale messa in sicurezza è un tema che non può non riguardare incentivi, come dicevamo precedentemente, quelli che possono essere il sisma bonus, l'eco bonus, perché c'è uno stock di edilizia privata di cui anche c'è un problema. Le interazioni pubblico-privato sono complesse, sono rese più complesse negli ultimi 10 anni da quelle che sono, diciamo, le problematiche relative alla trasparenza, alle modalità di densificazione, a perché alcuni privati sì e ad altri no. Quindi sono tutte procedure molto complesse da attivare. Stiamo però lavorando ovviamente anche in accordo con altre associazioni per quel che riguarda la possibilità di realizzare operazioni di demolizione e ricostruzione anche in attuazione di alcuni diritti edificatori che continuano ad aleggiare su Roma. Ogni tanto scopriamo qualcuno che ha diritti compensativi per centinaia di migliaia di metri cubi totalmente inaspettati, diciamo, e quindi sì, c'è una tabella, ma sì. No, certo, però diciamo, tra virgolette, ogni tanto questa tabella, diciamo, no, c'è una legge. Abbiamo fatto tutta una trattativa, per esempio, con l'ADE per quel che riguarda i diritti edificatori acquisiti per le compensazioni di Casal Giudeo, all'interno anche di un'operazione di rottamazione di alcune cartelle pazze con l'assessore Mazzillo. Siamo riusciti a limitare in parte l'atterraggio di alcune cubature, ma soprattutto le cubature devono atterrare in maniera sensata all'interno di quelle zone di completamento, di ricostruzione di margini e soprattutto di densificazione di aree già infrastrutturate. È impensabile andare a realizzare nuovi insediamenti. Per quanto riguarda appunto il sistema degli appunti che avevo preso relativamente alle domande, diciamo, mi sembra di aver in qualche modo risposto, e quello che è evidente è che tutto questo sistema di azioni si basa su situazioni ereditate, sulle quali stiamo lavorando da un lato per, diciamo, rimettere a posto, dal lato per capire come sviluppare politiche su queste situazioni che ci permettano di volgerle in chiave positiva, perché altrimenti se noi giochiamo solo in difesa, tra virgolette, invece c'è una nostra visione di città che abbiamo già applicato, ad esempio per quel che riguarda la riqualificazione sul tema dello stadio. Abbiamo chiesto che gli edifici venissero realizzati con i massimi ed elevatissimi, più elevati standard, diciamo, di sostenibilità ambientale, proprio perché uno dei temi maggiori che secondo noi deve essere curato nell'espansione della città è, oltre ovviamente alla riduzione del consumo di suolo, quello di dotare la città non più di un'edificazione di scarsa qualità, come è stato spesso, guardando semplicemente al tema dell'improfitto immediato, e quindi ci troviamo oggi appunto davanti a situazioni che è già necessario riqualificare prima che la vita media degli edifici sia giunta anche a metà del percorso normale, ma soprattutto perché guardiamo a un futuro nel quale ovviamente il tema dell'equilibrio, il tema dell'equilibrio ambientale sia uno dei temi centrali anche dello sviluppo. Credo di aver toccato, diciamo, anche in maniera esaustiva i temi che erano stati proposti. Siamo ovviamente a disposizione per domande di approfondimento.